Salve a tutti i ragazzi della pagina FL Studio Italia. Oggi volevo farvi un piccolo tutorial veramente veloce e breve per quello che riguarda le automazioni da quei che possiamo fare da quei VST che non ci permettono di fare il classico tasto destro e crea automation clip. Allora, tipo Nexus, credo che lo utilizzate più o meno tutti, è uno di quei VST che non ci permette, cliccando col tasto destro, di creare un'automazione. Allora, come facciamo per creare l'automazione? Praticamente andiamo sulla barrettina, freccina in basso qui, e clicchiamo su Browse Parameters, e vediamo che qui ci sono tutti i pulsantini, questi qui, tutte le manopole del Nexus o del VST che poi utilizzerete in quel momento selezionate. Se noi andiamo a muovere Attack, vediamo che si evidenzia l'Attack. Se noi andiamo a muovere il Cutoff, vediamo che si evidenzia il Cutoff. Allora, se praticamente noi vogliamo, ad esempio, di questo synth. Questo synth qui, noi vogliamo fare questo effetto. Quindi praticamente un cutoff che dal minimo arriva al massimo. Allora come facciamo? Mettiamo il cutoff al minimo qui. Andiamo nel parametro qui selezionato, facciamo col tasto destro e quindi crea automation clip. Vediamo che questa è quella che ci ha creato. Abbiamo la nostra automazione e andiamo a disegnarci la nostra automazione e facciamo così. Allora, mettendo in play. Vedete che ho fatto prima salire il cutoff e poi scendere. E questo si può fare con qualunque altro VST che non supporta il tasto destro direttamente su di esso e con qualsiasi altro effetto che vogliamo creare con quel VST, quindi la release, l'attack, la sostanza, qualunque altra cosa, anche delay, reverb, qualunque cosa, il volume, con tutto si può fare. Basta selezionare i parametri, quindi cercare i parametri e andare a selezionare la manopolina e vedete che dopo vi si evidenzia automaticamente quello da creare. Bene, spero di esservi stato utile con questo brevissimo tutorial di oggi. Ricordatevi di iscrivervi alla nostra pagina Facebook, di iscrivervi al nostro canale YouTube e di lasciarci tanti commenti ai nostri video. Grazie mille, alla prossima!